abbiamo detto Piacenza primogenita, abbiamo detto Parma più che centenaria, ora diciamo Reggio Emilia, città del tricolore. Reggio Emilia! È giusto, è comprensibile, anzi è bello che la sezione di Reggio Emilia inizi a sfilare con un grande tricolore, la bandiera che a Reggio Emilia è nata, la nostra bandiera, che voglio ricordarlo, è nata come bandiera simbolo di libertà. Simbolo della libertà, perché così è nato il nostro tricolore, un simbolo di libertà in nome di una comunità che si riconosce in valori comuni. La nostra comunità e la nostra libertà sono rappresentate da questi colori, lo dice l'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana, quando dice che la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, in tre bande verticali di eguali dimensioni, il verde, il bianco e il rosso. Sono le testuali parole dell'articolo 12 della nostra Costituzione. Ebbene, questa bandiera, questo tricolore italiano è nato qui a Reggio Emilia. Benvenuti cari alpini di Reggio. E non è un caso se per tanti anni l'unico tricolore di grandi dimensioni che ha sfilato nelle adunate degli alpini è stato il tricolore di Reggio Emilia, unica a meritarsi l'appellativo di città del tricolore, unica a cui è sempre stato consentito sventolare il tricolore durante la donata. La sezione di Reggio Emilia non è solo tricolore, è anche una sezione alpina con una tradizione da non sottovalutare. Copre un territorio ampiamente zona di reclutamento alpino e ha in sé da sempre il germe dell'alpinità. Anche Reggio Emilia è stata sede di adunata nazionale. Noi ce la ricordiamo molto bene quella adunata di Reggio Emilia. Noi ce la ricordiamo bene, eh? Molto bene. Molto bene. Ci ricordiamo anche della passione della gente di Reggio. Ci ricordiamo di quella magnifica sindaca che allora era la sindaca di Reggio Emilia e che organizzò una bellissima adunata, indimenticabile. Ci ricordiamo la città del general Gazusa, insomma quel generale che salì su quel carro e disse Tridentina avanti, il generale Reverberi. Ancora ci commuoviamo quando pensiamo a quell'uomo. Generale comandante della Tridentina, che con quella invocazione chiamò quel che rimaneva del nostro corpo d'armata, alpini e anche non alpini, che attaccarono la disperata davanti a tutto il battaglione Edolo, il battaglione Vestone, le compagnie comando, come diceva prima Angelo, i cuochi, i muratori, i conducenti. E fu quel generale Reverberi, che giustamente sta nel cuore dei reggiani, degli alpini di Reggio Emilia, orgogliosi di questa memoria. Grazie alpini di Reggio!
grazie di essere qui ancora una volta. Grazie Reggio, grazie a Reggio Emilia e anche al suo nucleo di protezione civile. Grazie per la testimonianza che le terre emiliane stanno portando oggi in questa adunata in terra di Romagna. Grazie per ricordarci sempre da dove veniamo e perché siamo quello che siamo. A questo proposito, mentre arriva la sezione di Modena, sulla sezione di Modena chiedo a tutti i colleghi più giovani dietro di me un attimo di attenzione, di alzarsi un attimo in piedi tutti. La sezione di Modena era la sezione di Edoardo Ascari, che mi ha insegnato questo lavoro 40 anni fa. Anche a me. Lui insieme a Carlo Tricerri sono stati gli speaker di questa adunata dall'immediato dopoguerra fino agli anni 90, quando più o meno meritatamente ci siamo trovati prima ad affiancarli e poi a sostituirli perché hanno deciso di andare avanti. E sull'arrivo di